qualità. Conservando meglio il cibo si può ridurre l'organicità ed è una banalità. Riprogrammando gli acquisti, forse non è una banalità, forse è una banalità per alcuni, non cadendo nel tranello dell'offerta, forse è una banalità, a volte non lo è perché ci scappa, e riutilizzando parte del nulla attraverso vari espedienti ed essendo meno schizzinosi anche. L'altro giorno sono andato al mercato, ho preso, no, diciamo la verità. Mia mamma l'altro giorno è andata al mercato e ha preso gli spinaci. E praticamente erano quelli raccolti, io purtroppo gli spinaci li ho finiti, e quindi me ne ha dati un po' di suoi, erano tanti, ha trovato l'offerta, quindi ha preso la cassa degli spinaci. Però chiaramente se non ci fossi stato io li avrebbe buttati parte perché probabilmente nel corso della settimana sarebbero andati a male e li avrebbe buttati, cose che penso possano capitare a chiunque, e li ha fatti lei e li ho fatti io. Io li ho sciacquati e li ho messi in padella, in pentola. Lei ha tagliato, ha separato la parte radicale della radice del primo pezzo delle foglie, ha tolto anche le foglie, quelle un po' più bruttine, quelle un po' così, e ha messo in padella. Risultato: io ho fatto zero umido e lei ha fatto una borsetta di umido. Quindi, diciamo, essendo meno schizzinosi, a volte si può ridurre. L'unica No, L2 LVS lavastoviglie. Mettiamo l'umido in lavastoviglie, chiudiamo. Conservando meglio il cibo si può ridurre l'umido. Avete mai usato le calze per metterci le cipolle? Le calze da donna. Non oltre i 60 denari, per favore. Neanche calze a rete, non hanno senso. Però le calze normali, insomma, fino a 50. E poi le slide saranno a disposizione, quindi sarà, sì. Perché le cipolle all'interno delle calze non vengono attaccate dai moschini e si crea una sorta di microclima a livello anche di umidità che dà un po' fastidio spesso alle cipolle che le permette di veramente aumentare la durata dell'umidità. Patate, io adesso vi faccio una carrellata, poi se qualcuno ha qualche domanda anche su altro, se so, volentieri. Le patate, si sa, devono, una volta colte, tendono a germogliare, soprattutto se le cogliamo in luna crescente. Ma ovviamente nessuno di voi coglie patate, immagino. Ok. Se cogliete patate, non state a cogliere in luna crescente, perché dopo una settimana c'hanno i germogli. No, vabbè, io dico per tutti, per chi le compra, per chi le raccoglie, per chi le patate chiaramente più stanno in un luogo, diciamo, sì fresco e asciutto come si usa sempre dire, ma soprattutto senza grossi sbalzi di temperatura, perché molto spesso il problema del tenere in luogo fresco e asciutto, che non si dice, è che sì, diciamo, se vogliamo poi il luogo deve essere fresco e asciutto, ma soprattutto il luogo deve avere minori, possibilmente minori sbalzi di temperatura, perché molto spesso è lo sbalzo di temperatura che fa in modo che avvenga la germogliazione o fenomeni di marciscenza. Perché con lo sbalzo di temperatura cambia anche solitamente il
l'umidità. Quindi l'epa, per quanto riguarda le patate, te levi in un luogo il più possibile secco. Io uso la paglia, io mi trovo molto bene con la paglia. In montagna, nelle mie zone, si usava anche la sabbia di fiume molto asciutta. La paglia, perché comunque la paglia è un elemento veramente fenomenale. Paglia è un elemento incredibile. Ha la giusta morbidezza, ha la giusta asetticità, ha il giusto grado di secchezza, e se teniamo le patate in una situazione di cassetta areata con la paglia, io le raccolgo a casa mia le patate da agosto, settembre, eccetera, e le tengo tranquillamente fino a marzo in casa. Qualcuna magari si sarà marcita, però qual è anche l'enorme vantaggio della paglia? Che facendo degli strati di paglia, anche se una patata marcisce, non va direttamente a intaccare le patate sottostanti, perché c'è uno strato molto secco e assorbente che permette di isolare il danno. Banane, adesso io vi faccio veramente tattica spiccia. Perché vicino Vicino? alle cipolle, vicino Allora, io non lo so, però questo è un problema è come quando si mettono vicino le mele che rilasciano l'etilene e fanno velocizzare la maturazione delle altre. Dei cachi, io sono meglio di parte dei cachi. È un discorso di gas prodotti che favoriscono, in questo caso sfavoriscono l'altro portaggio. Cioè, praticamente in pratica metti la cipolla cosa fa? Marcisce La patata e la cipolla tendono a marcire se stanno vicino. Infatti, quando abbiamo la nostra bacinella in casa con le verduci, quegli ortaggi che si tengono di solito nella bacinella del piano della cucina, cioè aglio, cipolla, patata, quelle cose lì un po' meno deperibili, l'aglio e la cipolla insieme si è visto che insieme durano di più. Quindi un cestello di distanza va bene, cioè devo dire vicino, a A contatto. contatto immediatamente vicino, cioè nelle immediate vicinanze, certo, più lontane sono, meglio è. E sempre per un discorso di scambio di gas, avvolgere il pizzolo della banana può essere una cosa utile, però per quanto riguarda la banana, tutti voi saprete che la banana nera fa buona rispetto alla banana. Serve di quattro. Fragole con l'aceto di mele. Allora, se passate sull'aceto di mele, sulla soluzione di acqua, aceto di mele, non è detto aceto, quindi una soluzione 1 a 10 di aceto di mele aiuta a mantenere più a lungo le fragole. Attenzione però, mi è successo di sentire, ma guarda che quella roba delle fragole non è vero niente. Quando non è vero niente quella roba lì delle fragole? Quando le fragole sono fragole non, diciamo, tra virgolette, naturali, ma sono le cosiddette fragole rosse non mature. Però non so se sapete come funziona la raccolta delle fragole a livello industriale, pesante. Chi lo vuole sapere? Allora, ci sono la GDO, che è la grande distribuzione, chiaramente ha dei tempi e delle modalità d'azione che sono diverse per la maturazione delle fragole, che assieme a altri come lampone, eccetera, sono frutti veramente molto,
deperibili. Quindi il trucco qual è? Il trucco è qualche giorno prima della, sto parlando di ambienti industriali molto grandi, sto parlando del rompicello, del piccolo agricoltore. La GDO avvisa i propri fornitori di quando verrà a caricare o dovranno essere consegnate le fragole e la sera prima, ci sono poi vari periodi, eccetera. Comunque, nell'immediata vicinanza della consegna delle fragole, quando sono ancora in quello stato tra il giallo e il bianco e il rosa, viene sfruttato un prodotto chimico di cui ignoro la composizione, sinceramente non ho voluto neanche attentarmi, che nel giro di 12, 18, 24 ore rende le fragole Grazie. rosso, quel più rosso non si può. Tanto che noi quando le compriamo, io di solito ho imparato ad accorgermi, non tanto perché non sappiano da niente, perché anche le fragole coltivate normalmente sanno da poco. Rispetto a una fragola naturale, veramente naturale. Quanto e soprattutto per il fatto che quel tipo di fragole lì sono durissime. Perché sono durissime? Perché loro in realtà sono rosse, ma sono bianche, cioè sono in realtà mature. E infatti sono dure, il gusto è ancora acerbino, anche se gli esaltatori nutrizionali per il dolce, per le reazioni glucosiche, fruttosiche, eccetera, ci sono, però noi sostanzialmente abbiamo una fragola dopata. In quei casi, nei sistemi di conservazione, certe cose possono non funzionare. Questa era una divagazione così, tanto per piacere. Asparagi, praticamente le piante a foglia verde. È una buona abitudine. Io a volte mi capita di non utilizzare il frigo, di praticamente conservarle come un mazzo di fiori. Conservarle in un mazzo di fiori, avendo cura di cambiare l'acqua, fa durare il nostro bardo in insalata piuttosto che le aromatiche a foglia verde, soprattutto gli asparagi. Questo funziona bene. E si possono riporre in frigo o anche se il frigo è pieno, tenere, durano di più anche se li teniamo all'aperto, di più rispetto a come durerebbero se non li mettessimo chiaramente perciò. Il fatto di dover chiaramente asciugare l'insalata, non riporre le buste di plastica, queste sono cose abbastanza risapute. Ecco il solito l'uovo fresco e asciutto che va bene per tutte le salse, per l'aglio. L'aglio può funzionare abbastanza bene come con le patate. Io infatti l'aglio lo gestisco, aglio, cipolle e patate li gestisco abbastanza similmente, in cassette al buio con la paglia in un luogo non caldo ma comunque con una temperatura costante. La morte sua, insomma, ci sta. Chiaramente qui, ecco, qui rispetto a dove abito io, clima estremamente umido e con molti meno giorni di sole all'anno rispetto a voi, sono anche, insomma, più svantaggiato, però qua, come si usava, diciamo, come si usa anche ancora da noi, con le trecce, per quanto riguarda tutte le liliacee, le trecce al sole aiutano anche la conservazione, ma soprattutto la treccia al sole ti permette poi, quando viene il brutto tempo e lo porti in casa, che si mantenga di più perché ha il sole intanto un batterecino, quindi ha aiutato in quello e ha ridotto ulteriormente il suo grado di umidità. Ok, chiaramente i funghi come per le insalatine e la busta di plastica è proprio la peggior cosa. Per quanto riguarda le mele, le mele io c'erano, le ho inserite, ma in realtà sono una cosa che solitamente non crea mai problemi perché la mela è in per sé un frutto che si conserva moltissimo. Ecco, se l'idea è quello di fare un passettino avanti verso
diciamo, minor frequentazione del supermercato e l'aspetto legato alla conservazione delle aromatiche comunque delle verdure attraverso i cosiddetti dadi, che non stiamo parlando di quinoa, eccetera, è una cosa che sinceramente io spingo perché mi trovo, credo sia una cosa veramente utile. E al di là dell'aspetto legato alla salute, perché stiamo parlando di prodotti privi di glutammato e sostanze di conservanti di questo tipo, ma che svolgono praticamente, che sono, diciamo, sono queste soluzioni permaculturali, perché noi magari nel piatto che stiamo preparando ci metteremo il sale, giusto? Nel piatto che stiamo preparando ci metteremo sedano, carota e cipolla. Perché non avere già sedano, carota e cipolla conservate per lungo periodo con il sale? Questo significa riduzione dell'umido, perché se io ogni settimana, ognuno ha la sua cadenza di spesa, devo andare a comprare le verdure, fare lo scarto ogni volta, però poi nel tempo qualcosa butto perché è andata male, eccetera. E invece avere la conservazione sul lungo periodo, che è, diciamo, unitaria in questo modo, permette di fare dei progressi. Ok, volete sapere come si fa il dado? Sì, nel senso che io lo concedo. Sapete come si fa il dado? No, no. La roba più semplice del mondo. Allora, ognuno fa poi più o meno come vuole, nel senso che poi ognuno si può sbizzarrire, ecco. L'importante è che ci siano una base di dosi più o meno fissa che ci permette di non avere spiacevoli sorprese, nel senso che nel momento in cui io uso da un terzo a un quarto di sale di un volume e un terzo, e invece il contrario, di 2/3 o 3/4 di verdure aromatiche in volume, quella è la soglia minima di sale che ci permette di avere una conservazione sul lungo periodo sicura. Per quanto mi riguarda, il mio dado è le mie verdure, il mio sovrappiù di verdure stagionale, perché io ho dadi estivi, dadi autunnali, dadi primaverili e dadi invernali. Io faccio il dado anche col broccolo. Sono quindi diversificati nel tempo perché è diversificata la stagionalità delle verdure. Cosa un po' diversa per le aromatiche, perché per le aromatiche è più facile la gestione sulle quattro stagioni, soprattutto in balcone o in casa. Sostanzialmente, quando io faccio un dado, sono queste le proporzioni e non c'è nient'altro, non c'è olio, non c'è nessun altro tipo di ingrediente. La durata, diciamo, in frigo, un prodotto di questo tipo, o se con concentrazioni saline superiori anche fuori dal frigo, tipo concentrazioni saline più abbondanti di un terzo fino alla metà, però a quel punto non è più dado, è un sale aromatizzato sostanzialmente. Praticamente quello che faccio io è il trito di aromatiche che ho a disposizione in quel momento, e il trito di verdure che ho a disposizione in quel momento senza raggiungere nessun'altra cosa. Domande? Tutto a crudo, sì. Tutto a crudo, ecco. Come? Brava. Sì. Voi che... Sì. Ecco, io certe cose le lavo, certe cose no. Le aromatiche che prendo dalla mia spirale non le lavo, devo dire la verità. Le coste che sono alte da terra che prendo ogni volta, io non le lavo. Perché sono le mie, e comunque, chiaramente ridurre la percentuale d'acqua in qualsiasi tipo di prodotto conservato è sempre una cosa da farsi.
quindi l'asciugatura, quindi lo sciacquo e l'asciugatura poi è una cosa che deve essere sempre fatta. Sì, prego. Questo sarebbe l'unico punto, perché battere un Ma incendio è un problema, perché nelle infatti campagne io trovo che veramente è la stessa domanda che mi sono fatto io quando mi ero proposto questi argomenti. È un problema, lui. No, cioè, stiamo parlando, allora. Ma infatti, in città, sì. Certo, assolutamente. Quindi sono tutte soluzioni perché se uno vive. Sono tutte soluzioni che se uno vive all'ottavo piano a Prenestina, probabilmente sono. Pensate come gli appartamenti, cioè, legati abbiamo in campagna, nel senso che mia sorella abita in città, un appartamentino mini, ma magari la centrale, due figli e il marito, pensare alla cassetta con la paglia, il pomodoro di là e cose di questo. È veramente non c'è spazio in Italia per fare queste cose, perché invece in campagna tranquillamente hai i balconi, hai questi alberi, puoi mettere tutto quello che vuoi. Quindi diventano. Cioè, la permacultura può essere applicata in città, o c'è invece da fare un lavoro in cui la città piano piano deve essere ridimensionata e devono essere costruiti piccoli paesi, c'è un'idea, per fortuna vivere in città, La città, allora, la nostra strategia in questo caso è quella di cercare di fornire degli strumenti, in questo contesto in cui siamo anche in questo momento, quello di cercare di fornire degli strumenti per riuscire, strumenti permaculturali, per riuscire a ridurre il nostro impatto all'interno della situazione cittadina in cui viviamo. Certo, tu fai un discorso che va oltre, è un discorso che si fa, di cui si può e si deve discutere su come ripensare la città. Forse, diciamo, pensare che le città non esistano è una cosa non giusta, anche se vogliamo, però ripensare la città, questo è un argomento di discussione, cioè, che è altro che un giorno, due giorni, insomma. Però quello che possiamo fare noi oggi in questo momento è cercare di applicare quelli che sono i principi della permacultura per alleviare le sofferenze della città, se vogliamo. Comunque, fare in modo che anche all'interno di un contesto più difficile, perché la città è un contesto più difficile, si possa agire in maniera meno impattante, più sostenibile e più permanente. Quindi spero di aver risposto. E il tranello dell'offerta. Io vi invito a guardare, adesso probabilmente non è il momento per farlo adesso, manca solo un'ora. E vi invito a guardare, o magari se avremo tempo lo guarderemo domani, La storia delle cose di Andy Leonard. Quanti l'hanno visto? Bene. 36, 35. Quanti hanno visto La storia delle cose? Alzate la mano, seriamente. Tenetela alta. Grazie. 8 su 35. Alla rispetto a tutto quello che abbiamo detto in precedenza, chiaramente sappiamo bene cosa significa il 3x2, no? Sappiamo bene cos'è l'offerta. Quindi le implicazioni etiche e culturali non le andiamo a rivisitare. Però chi vuole vedere, chi non ha visto La storia delle cose, lo invito a farlo.
Chiaramente dal punto di vista proprio pratico, molto spesso, per alcuni sì, per alcuni sì e per alcuni no, diciamo, il fatto che si possa pensare di risparmiare qualche euro nel breve periodo tende a far acquistare qualcosa di cui in realtà magari sappiamo, magari non sappiamo, però non ne avremo bisogno, nel senso che poi ci ritroviamo a dover buttare il litro di latte perché non l'abbiamo usato, il mezzo litro perché ne avevamo acquistato di più perché c'era offerta, eccetera. Ecco, questo è un meccanismo che magari nessuno di voi cade, però esiste, insomma, credo che saperlo e insomma, affrontarlo sia un modo. Se non fosse per altro che molto spesso è anche economicamente controproducente, perché nel momento in cui sbagliamo la nostra previsione, che può succedere, e dobbiamo buttare quello che abbiamo acquistato, semplicemente abbiamo speso di più rispetto a quello che avremmo potuto spendere, insomma. Facciamo un giochino anche per aiutare me. Chi di voi va a fare la spesa tutti i giorni? Più o meno, cioè allora per tutti i giorni, vabbè, può essere che un giorno non ci vado, però insomma, praticamente quotidianamente per acquistare poco, anche i generi di prima necessità, ok, uno, due, tenete altre mani. Beh, quasi tutti i giorni, dai, 4-5 volte a settimana. Tre. Una volta a settimana, che è la discriminante, poi. Aspetta, una volta a settimana intendi come quantitativi o come recarsi a fare l'atto? No, a fare l'atto della spesa. Cioè, tu vai a fare la spesa. No, io magari un giorno compro solo una cosa che mi sta tutta la settimana, magari un altro giorno compro altre Sì, quattro stiamo cose. facendo una semplificazione, Sì, una no, semplificazione. Certo. E invece chi di voi invece va a fare la spesa meno di una volta a settimana, quindi una volta ogni 15 giorni, una volta ogni 10 giorni, una volta al mese? Ok, allora posso. Io faccio, vabbè, io vi porto il mio esempio, considerando che è un esempio di campagna, per cercare di vedere se ci sono dei parallelismi che si possono costruire e quindi delle migliorie eventualmente che si possono fare. Io, per come sono organizzato io, mi capita di andare a fare la spesa circa una volta ogni 3 o 4 mesi. E il mio paniere di acquisto sostanzialmente sale, aceto, bicarbonato, sale, aceto, bicarbonato. Ditemi qualcosa che potrei comprare. Zucchero. Zucchero. Sale, aceto, bicarbonato, zucchero. Senti qui farina, no? Senti qui Latte. Allora. Probabilmente c'è qualcos'altro. Ah, mi capita però meno spesso, tipo una volta all'anno, di acquistare un po' di soda caustica. No. Allora, queste 4, 5, 6 cose le acquisto in un negozio che non è un supermercato. E poi acquisto, ma non vado a fare la spesa in questo caso, negozio,
acquisto farina, non la farina per la polenta, noi bene, ma la farina per fare il pane. Farina, olio, caffè, a volte riso. Ecco, l'altra cosa del supermercato, del negozio, è la carta igienica. Quella è da, non sono tante di più. Allora, farina, olio, caffè, arance, farina, olio, caffè, arance, a volte il riso, comunque ok, agrumi, a volte i limoni e queste cose qua. E queste sono cose che acquisto attraverso gli ordini del gruppo di acquisto solidale di cui faccio parte, di cui sono re. E questa è la mia pasta. Non è comprata. E queste sono cose che acquisto attraverso gli ordini del gruppo di acquisto solidale di cui faccio parte, di cui sono referente, e sono un modo di acquistare, diciamo, chiaramente diverso dalla grande distribuzione, certamente se fatto bene, in molti casi più sostenibile. Allora, ecco, l'impatto che crea un sistema organizzato in questo modo è diverso da un impatto che obbliga ad andare al supermercato chiaramente una volta a settimana, eccetera. Allora, quali sono i parallelismi che possiamo fare? Meglio, quali sono le modalità permaculturali su cui ognuno di noi può ragionare per fare in modo di migliorare la propria situazione? Io questa domanda, quando ho iniziato a frequentare sempre meno i negozi, i supermercati, me la sono fatta. E io ho deciso, nel corso del tempo, piano piano, sperimentando, cercando di capire, informandomi, a cosa potevo serenamente rinunciare, cosa invece immaginavo mi dovesse irrimediabilmente servire. Il dentifricio che qualcuno prima ha menzionato è una cosa a cui ho deciso di rinunciare, non perché non mi lavi i denti, ma semplicemente perché il dentifricio me lo produco. Ce l'ho qua. E è una delle mie autoproduzioni che riesco a sostenere a livello domestico. Ha ancora un input esterno, perché io non mi produco il bicarbonato, ma il bicarbonato una volta ogni 3-6 mesi l'ho acquisto al supermercato. Però indubbiamente a livello di impatto ambientale, la scatoletta, una scatola ogni 6 mesi di bicarbonato invece che un tubetto di ogni X di dentifricio è diverso. Certamente è diverso anche l'impatto economico, perché mezzo chilo di bicarbonato costa 70 centesimi, 90 centesimi. E io con quel coso di bicarbonato ho il dentifricio per la vita. No, faccio il dentifricio. Uno degli ingredienti è il bicarbonato. E quindi a me veramente piacerebbe che ognuno di voi ragionasse su questo aspetto del cambio di paradigma dal punto di vista della spesa, degli acquisti, e magari domani se lo appunta e domani mattina ne parliamo. Vedete che io in questo caso specifico vi sto semplicemente permaculturalmente lasciando alle vostre responsabilità, non vi sto dando una ricetta, io non vi posso dire che cosa potete fare per
per impattare meno nei vostri acquisti, perché ognuno di voi ha la sua storia, la sua vita, i suoi problemi, la sua famiglia, e quindi non sarebbe corretto. È corretto farci delle domande, è corretto pensare di poter cambiare, e questo vorrebbe essere da parte mia un semplice stimolo per vedere insieme magari domani cosa ne esce. Qui ci addentriamo adesso un po' di più nell'aspetto più legato alla produzione, agli orti, eccetera. Però siamo ancora irrimediabilmente dentro la riduzione dei rifiuti domestici, in particolare dell'organico. Se io ripianto le carote che ho appena mangiato, sto riducendo indubbiamente il mio organico. Questo è poco sicuro. Ok? Questa è una cosa che si può fare nel periodo delle carote. Non si buttano le teste delle carote, non si pelano neanche, si mettono in acqua coltura e quando hanno germogliato si piantano nel nostro balcone, nel nostro orticello o dove vogliamo mettere le carote. Per quanto riguarda la coltura delle carote, possiamo spendere qualche parola se volete. Allora, sapete bene che le carote sono hanno una forma di carota. No, sono le sette quasi. Questo, allora, attenzione bene, questo, no, voi sapete meglio di me che questo non è il colore delle carote. Ok, no. La carota di che colore è? Bianca. In natura, tendenzialmente bianca. Al massimo giallastra, in Sud America, in altri contesti ambientali, violastra. Perché noi abbiamo le carote arancioni? Tutti sappiamo che è colpa del re d'Olanda. Perché gli olandesi sono un popolo veramente incredibile. E hanno fatto delle cose straordinarie, soprattutto per i fiori. Non so se qualcuno di voi si ricorda qualche tempo fa la rosa nera. Per le carote hanno fatto una cosa simile. In omaggio al re d'Olanda hanno creato la carota arancione. Perché la carota arancione è quell'unica carota che troviamo nella GDO? Perché è quella che ha vinto commercialmente. Come il VHS sul Super 8, anche se era meglio il Super 8, o come mille altri esempi, come l'automobile su altre tecnologie, o come Edison su Tesla e la sua bobina, eccetera, eccetera. Però almeno la correttezza è andata bene. Comunque, a parte questa divagazione sulle carote, le carote, una volta piantate, scendono in profondità, e per farlo hanno bisogno di un terreno mediamente più soffice di quello che si trova in un orto argilloso come il mio. Quindi chiaramente quando ci troviamo a coltivare carote, ecco, qui siamo un po' più avvantaggiati magari rispetto alla semina, ma forse anche no, e dobbiamo assicurarci che ci sia un grado di umidità nel momento dell'impianto di questo tipo di carota in acquacoltura piuttosto elevato, che la carota non sia completamente immersa nel terreno e che il terreno sia assolutamente soffice. Chiaramente deve essere molto soffice, perché la carota in onore del re olandese non è così forte come le carote vere, che sarebbero andate in profondità anche su un terreno più pesante. No, questo fatto della carota arancione, quando è arrivato? Sai che non te lo so dire? Perché mia mamma, 98 anni, le carote sono sempre state. No, 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 1600, 1700, 1800, no, no. Tua nonna, zitto madre, non ti dice. No, no, centinaia, è successo qualche centinaio. Sì, sì, no, beh, all'Interspan l'anno scorso da me, c'erano le carote di all'Interspan, per dire, cioè, si trovano anche, però 99,99%
da sempre sono arancioni. Come, beh, allora, visto che siamo in argomento, lo stesso caso, la stessa cosa sostanzialmente della vittoria commerciale, prima abbiamo detto VHS Super 8, le uova. Le uova dei nostri nonni in campagna non erano, dipende anche dalla regione, però tendenzialmente erano più bianche che rosa, o che rosa marrone, no? Dopo la seconda guerra mondiale, con l'industrializzazione, bla 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 bla, ha vinto il rosa, anche se organoletticamente l'uovo bianco della gallina livornese è, a parità di trattamenti e di allevamento, migliore dell'uovo rosa commerciale. Quindi questo è un po' un mantra che c'è sempre, cioè noi oggi quando arriviamo in una platea del supermercato abbiamo prodotti che possono essere di vario genere e non dobbiamo assolutamente pensare, ma lo sappiamo benissimo, che sia il prodotto che troviamo lì perché è quello che ha vinto, perché era migliore. Sono altre le logiche, no? E lo sappiamo bene. E questo sapete cos'è? Come con la carota, anche per l'ananas funziona, e funziona per molte altre verdure di questo tipo. Magari ne parliamo più avanti, però nel balcone cosa si può fare? Una cosa molto facile e soprattutto molto redditizia da fare nel balcone. Sacco di semi impermeabile e patate. Cioè, piantare le patate in balcone è una cosa che dà molta soddisfazione, perché poi alla fine riempita la bacinella è un quantitativo e sostanzioso. Scusa, ma l'ananas è un albero? Per come cresce? L'ananas è una pianta che diciamo fa un cespuglio, fa delle foglie che, fai conto, immaginati l'aloe, sì, però non sono carnose, però la forma, no? In mezzo nasce questo prima fiore, poi frutto, che è l'ananas. Tu, prendendo poi il suo apice, lo pianti e viene fuori un'altra pianta. E a livello di clima? In casa o in estate? Beh, qui a Roma siete agevolati. In inverno o in casa, meglio. O in un luogo, qui a Roma basterebbe forse, immagino, un luogo riparato. Da me in inverno lo devo mettere in casa. Non sento. Ho provato già 3-4 volte a piantare ananas a casa. Ora lì ho trovato tutti i video che parlano di questo, ma sempre dicevano che si doveva tagliare questo pezzo proprio della pianta, del frutto sotto, e lasciare, diciamo così, per germogliare in acqua. No. E come è meglio infatti staccare queste ultime foglie e metterlo subito in terra e basta. Però tu, scusa, tu hai detto adesso tagliare. Sì. Tagliare non è la cosa più corretta da fare. Infatti okay. Adesso volevo parlare un attimo del... Se avete curiosità posso dire due cose. L'ananas è un... il cuore dell'ananas, se ci pensiamo, è filamentoso. Se tu tagli di netto l'apice, praticamente questi filamenti che poi arrivano alle foglie, che sono quelli attraverso la fotosintesi, creano gli zuccheri all'interno dell'ananas, praticamente crei una superficie di contatto, tagliando, crei una superficie di contatto tra l'apice e la terra, molto minore a quella che potrebbe essere girandola e strappandola, l'apice del frutto. Ok? Questo è un trucchetto che, se fatto, diciamo, aumenta la probabilità che l'ananas attecchisca, perché la superficie di contatto è maggiore. Sarebbe che lo lascio tutto questo? No. Allora, tu prendi in mano, ci faccio vedere. Prendi in mano il frutto, prendi in mano l'apice e giri. Quello che ti rimane è l'apice con un bozzetto sotto. Grazie.
quel bozzetto, a quel bozzetto togliamo le prime foglie più marce gialle e lo piantiamo così come sta. Chiaramente se è un ananas da agricoltura biologica o un ananas è più facile che prenderla. Se sono ananas trattati chimicamente, più difficile. Qua penso sfondiamo una porta aperta. Abbiamo parlato delle 2 milioni di tonnellate di fondi di caffè all'anno in America. Chi di voi usa il caffè? Bene, per cosa mi interessa? Per cosa lo riusate? Per scrub. Veloce. La saponetta per togliere scrub. E per mettono in compost, ritiro i vasi direttamente, quindi ne sappiamo a patti. Nessuno di voi con il fondo del caffè fa i pellet per la stufa pellet? Allora, il fondo del caffè, chiaramente asciutto, ha un potere calorifero in percentuale superiore, abbastanza superiore a quello del legno. E da noi a Trieste abbiamo un hub, che si è occupato attraverso Carlo Ferrato e l'Università di Udine di sviluppare, ed è stata sviluppata, una tecnologia lenta, permaculturale, che ti permette attraverso un piccolo motore, motoriduttore e un sistema che si può creare domesticamente, di fare dei fondi di caffè, perché chiaramente a una cialdina alla volta è dura, però nelle torrefazioni da noi, dove i fondi, comunque a Trieste, insomma, il caffè viene, ma ce n'è a tonnellate, sta diventando un sistema efficiente per ridare vita a questo scarto, rimetterlo in un altro sistema e, insomma, quindi dargli un altro uso. Certo, energeticamente è un passo indietro, dobbiamo ammetterlo, perché io arrivo alla fine del processo alla combustione, che è una combustione diversa da quella che ci sarebbe sopra una lettiera di un vaso, un balcone, perché quella è una combustione, però è un po' più impattante quella del fuoco. Agrumi lavastoviglie, sfondiamo la porta aperta invece del profumatore, vero? Limone, ma non solo, arancia e mandarino sono anch'essi buoni, mandarino una di meno chiaramente perché è più piccolo, più sottile, eccetera. Chi usa il limone in lavastoviglie? Nessuno? Due. Ok. Chi non ha la lavastoviglie? Ok, mi interesserebbe sapere la motivazione. La motivazione per cui non c'è la lavastoviglie. Spazi, economia. Il numero familiare. Ok. Non voglio aprire un dibattito, era solo per. Ci sono modi per cui anche la lavastoviglie può essere meno impattante rispetto al lavaggio a mano. Certo è, bisogna prendere caso per caso e bisogna vedere di che cosa stiamo parlando, che macchina, eccetera. Chi non cucina in lavastoviglie? Chi non cucina in lavastoviglie?
Tutti gli altri, tutti gli altri cucinano in lavastoviglie? Io c'ho la lavastoviglie. Chi cucina in lavastoviglie? Al suo. Okay. Ah, perché quelli erano quelli che avevano la lavastoviglie. Allora, cucinare in lavastoviglie si avvicina a una metodologia permaculturale, perché la permacultura ci insegna che una cosa, per valere la pena di essere fatta, ha bisogno di tre motivi. Quindi se io, al posto di accendere del fuoco e cucinare un cibo e accendere la lavastoviglie e lavare della roba, unisco le due cose, non deve essere di quattro, risparmio energetico, economico, ambientale è assoluto. Quindi, se andiamo a conoscere un po' meglio la macchina, la lavastoviglie, possiamo sapere che possiamo cucinarci qualcosa. Ad esempio, possiamo sempre pastorizzare. Noi andremo a vedere il discorso conserve, produzione e conservazione del cibo in casa. A quanti grammi? No, perché la lavastoviglie. Allora, se c'è. In lavastoviglie, qui abbiamo un esempio di frutta che è diciamo sterilizzata, in questo caso, che è una conserva, non è una vera e propria cottura. E in parte anche una cottura, dipende dal lavaggio che mettiamo, in lavastoviglie. Ad esempio in lavastoviglie si possono fare le uova sode. In lavastoviglie, solitamente ogni lavastoviglia ha i suoi programmi, le sue cose, però diciamo mediamente c'è la divisione in tre fasce di consumo energetico, in tre fasce di temperatura. C'è il cosiddetto lavaggio leggero, diciamo quello veloce, leggero, eccetera, che lavora solitamente intorno ai 40-45 gradi. Poi c'è il lavaggio eco, normale, diciamo quello solito, che si usa, classico, che lavora a 55, tra i 50 e i 60. Poi c'è l'intenso, pentole, no? Tutte quelle cose là, 70-75 gradi. Ecco, questi ultimi due tipi di lavaggio sono lavaggi che si prestano molto alla cottura. Il primo invece è un lavaggio che si presta per la pastorizzazione. E quindi quando noi abbiamo delle conserve o delle cose che dobbiamo mantenere nel lungo periodo in vaso, cucinarlo o pastorizzarlo, in questo caso lavastoviglie, ci aiuta nella conservabilità, perché è un vero e proprio processo di pastorizzazione. 55 per la pastorizzazione basta anche quello da 45. Per cucinare ad esempio un uovo sodo, vanno bene i lavaggi con gradi un po' più alti, meglio quello intenso. Per cucinare mediamente le verdure, essendo che le nostre lavastoviglie sono sempre più diciamo consumano sempre meno energia perché hanno lavaggi sempre più lunghi, e quindi lasciare una verdura chiaramente apposito contenitore sigillato, chiaramente diventa già condita con limone, e ci può far cuocere la verdura, non tanto perché la temperatura è elevata, quanto perché il tempo di cottura, come in un altro forno con un forno a vapore a bassa temperatura, ce lo permette. Vedete che qui i miei 2 anni e mezzo da tecnico commerciale di elettrodomestici ce l'ho messo tutti. C'è qualche curiosità, qualcosa riguardo a questa tipologia? Quindi la lavastoviglie si può utilizzare in caso con un detersivo non industriale, cioè tipo il fish, questi qui sono detersivi che hanno un impatto sull'ambiente molto forte. È uno dei motivi per cui la lavastoviglie è rilevante, perché so che mentre a mano posso usare dei sistemi molto più naturali, i prodotti che si usano nella lavastoviglie di solito sono molto
mediamente sì. E niente, anche qui dipende un po', come parlavo prima con una persona, da quello che decidiamo essere il nostro bisogno, come per la lavatrice. Se io prendo il Field Dash Ultra Bianco, che semplicemente è un macchiatore ottico, che in realtà la macchia non la toglie, però io voglio avere il bianco super caldo, quello è quello di cui ho bisogno e quello è quello che devo fare per avere il bianco super caldo. In certi periodi, in estate solitamente, lavo sempre detersivo in lavastoviglie, perché magari o in base al tipo di lavaggio, se ho mangiato esclusivamente delle verdure poco, che hanno sporcato poco, eccetera, uso anche sempre detersivo. Altrimenti ci sono varie ricettine, si può fare il detersivo per la lavastoviglie. Certo, non è il finish quando. Okay. A livello di pulizia, il piatto è pulito, però l'alone piuttosto che eccetera, lo stesso discorso che vale per il brillantante. Io non uso il brillantante, metto dell'aceto di mele, perché comunque l'aceto di mele ha un'acidità minore rispetto all'aceto di vino e quindi non rovina le guarnizioni, eccetera. Disinfetta, però non mi dà il vetro super lucido, eccetera. Dipende molto dai bisogni che ci imponiamo, dipende veramente moltissimo. Io questa cosa è una cosa che sto sempre più tenendo in considerazione, perché la noto che molto spesso, ed è una cosa naturalissima, vorremmo la botte piena, la moglie ubriaca, e sta nella nostra natura. Se prendiamo consapevolezza di questo meccanismo e invece cerchiamo di comprendere cosa di cui abbiamo veramente bisogno e cosa invece possiamo lasciare, possiamo aiutare l'ambiente, possiamo aiutare noi stessi, i nostri figli. L'ultima cosa, l'uovo viene messo dentro in contenitore? Certo, anche l'uovo, perché comunque è poroso, la cosa dell'uovo, e poi... Soltanto per 10 minuti necessari, non per tutto il ciclo. Puoi lasciarlo, dovresti lasciarlo per tutto il ciclo, perché non ti conviene. Devi fare delle prove, perché chiaramente l'uovo in ebollizione in acqua ci mette 6-8 minuti, in lavastoviglie a 60 gradi non ce ne mette 6-8, ce ne metterà 40, no? Okay. Però è comunque un vantaggio competitivo, nel senso. Il limone pensavo di aver finito, ma non ho finito. Il limone lo si usa come deodorante. Gli oli essenziali della buccia del limone, con il limone conficcato in qualche punto della lavastoviglie, aiutano al miglioramento degli odori e la pulizia. Solo la buccia, ma anche la polpa? La buccia, se metti anche la polpa, ha anche un effetto pulente e disinfettante, perché comunque è un acido non troppo corrosivo. Con solo la buccia invece, praticamente all'aumentare della temperatura e dell'umidità, gli oli essenziali vengono sprigionati e quindi l'odore e il profumo della stoviglie e delle stoviglie migliora in maniera naturale, assolutamente non impattante. Diventa controproducente dopo 2-3 lavaggi, quando il limone, o anche dopo un secondo, dipende che limone è, invece diciamo è... tende a esaurirsi e a marcire, allora lì poi diventa pericoloso, perché se uno lascia il limone da dentro altro che odore. Allora, prima abbiamo detto che molti di noi utilizzano il sistema dell'umido direttamente nel balcone, nei vasi. Certo, non si fa la discarica nel vaso, però di tanto in tanto una buccia di mela, di banana, un po' di caffè non fanno odori, voglio dire. Se svuoto il sacchetto dell'umido sul vaso è un conto, perché crea una massa critica di batteri che quindi sprigionano l'odore. Se di tanto in tanto spargo sopra al vaso del balcone un po' di umido, odori non vengono a crearsi, la degradazione è una degradazione ottimale, perché è completamente aerobica e mi riduce la quantitativo di umido che io vado a gettare, ma soprattutto migliora la qualità del terreno.
Quello che invece si fa, e qui vorrei aprire una parentesi importante, quello che si fa invece spesso è voler gestire tutto l'umido nei balconi, soprattutto se uno ha grandi vasi, grandi cose, nei vasi di casa. E lo si fa attraverso il metodo della lasagna. Ovvero si va, che insomma il lasagna gardening è un po' una cosa che io non amo, però ne parlo perché vorrei che ci fosse insomma una conoscenza di questa cosa. Ovvero prendere nella composizione di un vaso di fiori o qualsiasi altra cosa, prendere il nostro sacchetto dell'umido e seppellirlo, letteralmente seppellirlo sotto la terra. Questo perché? Perché in questo modo non crea odori sostanzialmente. Però purtroppo la tipologia di degradazione che si viene a creare nell'interramento è diversa rispetto alla tipologia di degradazione aerobica, quindi in presenza di ossigeno. E questo comporta sostanzialmente uno svantaggio per le piante che poi noi ci andremo ad inserire, che la degradazione della materia organica in assenza di ossigeno crea dei processi non fermentativi, bensì putrefattivi, che nel breve periodo danneggiano le piante e le loro radici. Anche se l'organico è soltanto di origine vegetale? Sì, al di là della composizione. Ecco, non dico che non si debba fare e che non si può fare, dico solo che se uno lo fa, lo deve sapere che ci sono queste controindicazioni, che sono le controindicazioni dettate dalle leggi della natura, e che magari può prendere la precauzione di comporre questo tipo di vasi prima, lasciare un periodo più lungo è meglio è senza le piante e poi trapiantare dopo. Magari prima di trapiantare, dopo il periodo che è intercorso tra la messa dell'umido e la piantumazione, faccia un po' di permacultura, cioè tolga la terra e veda cosa c'è. È tutto decomposto, è in parte decomposto, è tutto come prima. Questo dà un'indicazione ottima di quello che accade, della bontà della terra soprattutto. Scusa, più o meno che tempo ci sono? Ma almeno 2-3 settimane, meglio 2-3 mesi, fantastico dai 6 mesi in su. Un anno va bene, se lo fai la primavera prima, cioè l'inverno prima, per la primavera dopo, va benissimo. Ecco, quello è un altro sistema, cioè questo diciamo è una via di mezzo, nel senso che muovendo io porto ossigeno, porto in superficie, però è un lavoro che devo fare. Permacultura conta anche questo, è un lavoro che devi fare, devi metterlo in conto. Cioè, nella tua carta dei lavori, quello è un lavoro. È positivo. Per questo, proprio tecnicamente è positivo, perché tu vai a muovere, quindi a portare ossigeno. Domande? Posso andare avanti, curiosità? Compostaggio. Chiudiamo con il compostaggio stasera. Allora, per parlare di compostaggio, in realtà questa sera chiudiamo con la terra, di cui abbiamo anche un po' di campioni qua. E per parlare di compostaggio dobbiamo partire un po' dalla terra, dalle basi. E quando parliamo di compostaggio, per fare un buon compostaggio si deve conoscere di cosa sta facendo, di cosa sta parlando. Si sta parlando di elementi chimici, sostanzialmente, e di combinazioni chimiche, biologiche, eccetera. Io non sono un chimico, però queste cose fanno parte del mio bagaglio permaculturale, quindi in modo semplificato sono riuscito a comprenderle anch'io, quindi penso possano riuscire a comprenderle tutti, e credo siano importanti per
proprio per il motivo di cui parlavamo all'inizio, ovvero che la permacultura non ti dà una ricetta, cerca di farlo dare il buon senso e quindi cercando di far prendere ad ognuno le proprie responsabilità, diciamo di cosa stiamo parlando, poi nel suo caso, ognuno nel proprio caso specifico sarà in grado di utilizzare questi principi per poi poter avere un compost e un risultato finale buono. Allora, stiamo parlando, intanto c'è un qualche chimico che mi può aiutare, o simile? No. E stiamo parlando di... praticamente stiamo parlando quindi di carbonio, di azoto, di ossigeno, di acqua e di temperatura, ovvero queste variabili sono le variabili che vanno poi a influenzare il risultato del nostro compost. Carbonio perché la componente carboniosa è dominante in molti vegetali che vanno a essere compostati, azoto perché anche l'azoto è un'altra componente importante, l'ossigeno perché l'ossigeno è il nostro diciamo comburente, no? Della reazione, che è una reazione di combustione, e l'acqua, anche se influisce negli scambi tra batterie, negli scambi diciamo geobiochimici, si dice, e la temperatura, perché la temperatura è quel parametro che va a influenzare la vita dei batteri che vanno a fare il lavoro del compost. Ah, questo è un pezzettino del mio orto. Non so, non sapevo cosa mettere, ho detto boh, ci pizzico questo. Quindi per un buon compostaggio e per, in generale per favorire la fertilità del suolo, quello che dobbiamo assolutamente tenere ben presente è che il nostro diciamo alleato principale sono i microbi, batteri e funghi, cioè tutta la vita microbica del terreno. Una piccola parentesi su questo. La conoscenza scientifica, tornando un po' all'inizio, la conoscenza scientifica riguardo ai processi che avvengono all'interno del suolo è una conoscenza scientifica assolutamente ai primordi. Cioè sappiamo veramente quasi niente di quello che accade sottoterra. Ed è per questo motivo che in tutto questo tempo, questa diciamo, la storia dell'uomo, molto spesso si sono commessi madornali errori nella gestione del suolo e nella gestione dell'agricoltura, perché non conoscevamo le sue modalità di azione a livello microscopico e a livello di lungo periodo. Oggi ce ne stiamo rendendo conto. In parte perché fattualmente abbiamo la desertificazione dei terreni e in parte perché la ricerca in questo campo negli ultimi 20-30 anni ha fatto passi incredibili. Pensate che leggevo ultimamente nel libro dei coniugi Bourguignon, Il suolo, un patrimonio da salvare, che noi conosciamo, loro sono entrambi biologi e chimici del suolo, noi conosciamo circa l'1% di quello che avviene nel terreno, e di questo 1% che conosciamo, si stima, perché potrebbe essere anche completamente differente, e di questo 1% conosciamo come funziona circa meno dello 0,1% di quell'1%, quindi non conosciamo una mazza. Quello che sappiamo è che la vita sulla Terra è stata creata dalla Terra, cioè dal suolo fertile, che attraverso la combinazione di roccia madre e agenti esterni ha creato, e attraverso il lavoro di questi organismi. Quindi preservare in ogni modo questi organismi è il nostro primo lavoro quando parliamo di compostaggio.
Questi microorganismi creano humus. Humus è una parola generica che anche a livello di diciamo, scientifico crea dispute non indifferenti. Io a volte mi diverto a guardare le dispute sull'humus perché ognuno dice quello che gli pare. No, scherzo. Comunque, al di là delle battute, è un elemento così complesso che è difficile da ingabbiare. Noi sappiamo che c'è l'acido umico, l'acido fulvico, l'acido metilmelaminico e che uno è migliore dell'altro, che uno porta più sostanza dell'altro in determinati contesti, in determinati processi, in determinati tempi, che si può creare con senza ossigeno, che ci sono variabili infinite. Ed è così complesso che ci sfugge dalle mani. Questo è un po' del humus che ho a casa, ed è un humus che deriva dalla degradazione aerobica, esclusivamente aerobica, di un terreno estremamente argilloso, io abito in via Fornace, e che è estremamente argilloso e che ha anche un pH leggermente alcalino, di 7,5. Un terreno in cui i miei nonni potevano immaginare di piantare solo le vigne, e che attraverso il lavoro di apporto di sostanza organica vergine o semidecomposta, o decomposta all'inizio come inoculo batterico, è diventato nel corso di non tanto, ma 4-5 anni così. E la partenza era questa. Okay. Quando quelle granulosità sono così importanti, sono palle praticamente, sono palle in cannone, che in testa muori. E sì, questa è argilla, praticamente questa è l'argilla con cui una parte del mio paese si facevano i vasi. Poi ho una foto anche più bella perché eccola qua. Questo è il mio punto di partenza. Qui praticamente vita nada, nisba. Questa è buona per farci le porcellane, se non fosse per queste concrezioni. Rossastre, questa è perfetta per fare le porcellane di Capodimonte. Questo è un pezzo di trivellazione del mio orto, del mio campo, per fare la stratigrafia del suolo, e questo è quello che io ho trovato dai 30 centimetri in giù. Scusa, dai 30 centimetri in giù. Sopra ho trovato la stessa cosa un pochino più scura, quindi aiutata dai lombichi, dal lavoro. Di humus ce ne sono vari tipi, come ho detto, ci sono tipi sommersi, tipi in emersione, eccetera. I tipi di humus per noi che dobbiamo lavorare con il compostaggio si diversificano sulla base del rapporto CN, cioè il rapporto carbonio-azoto. Il rapporto chiaramente più elevato è, più ricco è l'humus. Non è detto però che sia in alcune coltivazioni più consigliabile. Ad esempio, se utilizziamo dei rapporti carbonio-azoto troppo spostati verso l'azoto, alcune piante ne possono soffrire. Le piante meno esigenti, qui da voi a Roma direi le cicorie, okay. Piante che invece stanno bene su terreni alcalini o comunque non ricchissimi di azoto, offrirgli troppo compost sul lungo periodo indeboliscono la pianta, indeboliscono la semenza. I microrganismi, i nostri preziosi alleati, vivono quindi di materiale organico, cioè si cibano, degradano il materiale organico. E sono fenomenali perché producono veramente una marea di humus rispetto al loro peso, e sono organismi che non possiamo, di cui non possiamo usufruire
tutto l'arco dell'anno in una situazione ambientale con un'escursione termica continentale, di clima continentale, ovvero se noi abbiamo un inverno rigido, sappiamo che in quel momento dell'anno non avremo la possibilità di degradare sufficientemente il nostro rifiuto organico. E quindi in quei casi si possono adottare delle strategie per favorire il mantenimento e comunque la continuità di lavoro dei nostri microorganismi. Allora, se noi abbiamo una situazione, diciamo, all'interno diciamo, della casa, questo discorso non vale, perché le temperature, a meno che un inverno sia a 2 gradi, sono più alte. Se invece abbiamo la compostiera, il giardino, il balcone, come la maggior parte di noi, una buona soluzione in inverno è quella di tenerla, se possibile, in esposizione soleggiata, ad esempio. E un'altra soluzione è quella, per quanto riesco a parlare adesso riguardo alla temperatura esclusivamente, un'altra soluzione è quella di creare una coibentazione. Io durante i periodi invernali utilizzo dei vecchi sacchi di juta e avvolgo la compostiera con i sacchi di juta. Questo può essere utile più utile per avere foto. Chiaramente questo non permette che continui il lavoro come fosse in estate, però noi sappiamo che più all'interno andiamo nel nostro cumulo di materia organica, più le temperature sono stabili e alte, quindi maggiore è la nostra coibentazione della, in questo caso della compostiera, e migliore è il risultato. E certo, dobbiamo tenere sempre presente il fatto che noi non possiamo slegare questo parametro della temperatura dagli altri parametri del compostaggio, quindi ad esempio quello dell'acqua, dell'umidità. Per coibentare non mi conviene fare in modo che poi non possa penetrare acqua, ad esempio, quindi coprire con teli, cartoni, eccetera, soprattutto in periodi freddi ma in cui non piove, può diventare controproducente, perché magari migliora la situazione della temperatura, però peggiora quella dell'umidità. Quindi anche in questo caso il buon senso ci guida nell'azione. Questa è la mia compostiera di base. Ho preso quattro bancali non euro pallet, bensì questi sono quelli da olio, quindi in larice, fortunatamente, che durano molto di più, e ho creato questa compostiera. È apribile davanti, okay, con i due piavistelli. Dentro vedete che l'importanza dell'aerazione, no? I bancali permettono il continuo passaggio di aria, e quindi anche grazie poi al rimescolamento, al rovesciamento, permettono di avere un compost sempre alleggiato. E questa sul fondo è una buca in cui si va poi a, diciamo, come nel caso del compost, vedremo, si va ad accumulare il liquido in eccesso. Durante, io vivo in una zona in cui ci sono periodi di abbondanti piogge, che se si fermassero all'interno del letto di compostiera andrebbero a distruggere completamente il lavoro dei microbi, e quindi questa è una vasca di raccolta sostanzialmente. Qua qui è la raccolta dell'humus. Sì, diciamo, si creano degli strati su questa vasca, su cui si va a mettere sul fondo il materiale più grosso, quindi le ramaglie più grosse, mentre man mano che si sale il materiale diventa sempre più fine, fino ad arrivare sostanzialmente al livello del terreno dal quale si può partire con l'inizio del compostaggio, quindi con il gettare tutti gli scarti azotati. Dite, mi sto dicendo cose banali o cose che...
che si sanno già, che non si sanno. No, volevo sapere, questa vasca che raccoglie i liquidi è accessibile, mette i liquidi all'esterno, nel senso che può essere riutilizzato, nel senso che continua anche all'esterno. Ho capito. No, allora, si può fare. Io nel mio caso ho deciso di non farlo perché ho fatto una vasca importante, che quindi anche in caso di abbondanti piogge comunque non permette che l'acqua superi un certo livello, cioè vada sopra il mio compost. E principalmente perché nel mio caso io ho dei simpatici amici in campagna, lunghi così, che se gli faccio anche un passaggio, praticamente dico: vieni Pantegana, vieni ad abitare nella mia compostiera. E quindi ho rifatto. I gatti no, non c'è la gatta. Sì, gatti no, ma ci vogliono. No, i gatti miei sono le tarpe. Sì, ma io ho visto combattere, io a casa mia ho visto combattere una pantegana e un gatto. Allora siamo. Dipende da cosa stiamo facendo. Se stiamo facendo diciamo un composto di agricoltura rigenerativa con lieviti, 2-3 volte al giorno per i primi 15 giorni. Se stiamo facendo, e questo è un caso particolarissimo che spiegherò eventualmente domani. Se stiamo facendo un compost normale, alla bisogna, ovvero se io inserendo la mia forca o il mio punteruolo, eccetera, vedo che l'interno, il nucleo, comunque la parte interna della compostiera è troppo compatta, è il momento di arieggiarlo. Se nella mia compostiera spesso ci vanno anche magari delle ramaglie, cose un pochino più di granulometria e di diametro più grossi, serve meno perché questa granulometria più grossa tende a incorporare maggiore aria e mantenere maggiore aria all'interno del sistema. Non fa mai male? No, non fa mai male, eccetto che l'inverno, nel senso che se io ho il discorso che facevamo prima della coibentazione, cioè se io il mio obiettivo è all'interno di un momento di inverno rigido di mantenere la temperatura alta, abbastanza alta all'interno della compostiera, se io vado a aprirla e smuoverla, abbatto la temperatura e quindi uccido i microrganismi che invece erano lì al calduccio. Questo vale, io sto parlando in generale, nel senso che questo vale in situazioni come le mie, in cui ho 3 compostiere da metro cubo, in situazioni di compostiera grande così, o in situazioni di compostiera da un ettaro, cioè i principi sono quelli. E noi avremo finito. Io spero di avervi incuriosito abbastanza per farvi tornare domani. Io mi voglio scusare per la lunga e noiosa divagazione iniziale, però io solitamente non so a che pubblico di persone poi vado ad incontrare, quindi per me è diventata una cosa abituale. E sinceramente, per quanto mi riguarda personalmente, ogni volta che sento e che ascolto queste cose è come una fiammella che si riarma. E quindi spero che comunque almeno possa aver avuto questa piccola utilità.